Attenzione, prego, avvisiamo i signori croceristi che la cena di gala del comandante è servita. Sotto gioco, la cena di gala del capitano è sta servita. Penso qui, Captain Dinner is now ready to be served. Nella cucina di bordo i pasticceri fanno un po' la parte degli artisti. Per loro c'è ampia possibilità di sbizzarrirsi in un repertorio di pasticcini, di dolci, di torte, di ghiottonerie che vengono distribuite ai croceristi a ogni occasione favorevole. Ricevimenti, cocktail, tè. Nessuno resiste alla tentazione della gola. D'altronde, accanto alle comodità e all'accuratezza del servizio, la gastronomia assume notevole importanza nel rendere attrattivo il richiamo della crociera. Due volte al giorno la cucina, dove lavorano 35 persone, viene presa d'assalto. Per i 12 cuochi questo è il momento della verità. La lista delle vivande è sempre ricca e impegnativa. L'appetito del crocerista è pari alle sue esigenze in fatto di gusti. Ed è così che i pasti di bordo sono sorprendenti per abbondanza e per varietà. 500 coperti di 5 portate al minimo vengono serviti in due turni nello spazio di un paio d'ore. Nei corridoi e nelle cabine, squadre di inservienti provvedono due volte al giorno alla pulizia, al cambio della biancheria e al riassetto. Qui si parla cinese. Siamo nella lavanderia-stireria che occupa mezza dozzina di persone. Lavatrici, essiccatori, centrifughe sono costantemente in attività per rimettere in ordine tovaglie, lenzuola, asciugamani. In un locale separato vengono lavati gli indumenti dell'equipaggio. Il guardaroba non ha nulla da invidiare a un negozio di tessuti. C'è quanto occorre per far fronte alle esigenze più disparate dell'intera nave e del suo equipaggio. Ci sono anche maglie, uniformi e, naturalmente, le tute da lavoro. Per gli sbadati questo è un locale importante. Qui si conserva il duplicato di tutte le chiavi, in modo da rimediare rapidamente a ogni inconveniente. Sulla nave esistono due falegnami specializzati, il carpentiere incaricato di riparare le parti cosiddette naviganti e lo stipettaio che invece prende cura del mobilio e delle serramenta. Con abilità ed esperienza, in pochi minuti lo stipettaio rimette nei cardini una porta, sistema una serratura, aggiusta un tiretto che non si apre alla perfezione. Tra le professioni di una nave figura anche il tipografo e non ha certo tempo per godersi la crociera. Egli deve stampare quotidianamente il giornale di bordo con informazioni sul programma del giorno e le principali notizie d'attualità e i due elaboratissimi menu. La piccola ma efficiente macchina offset, dotata della più aggiornata attrezzatura tecnica, è tenuta sotto pressione. L'ospedale di bordo, che comprende il laboratorio d'analisi, un locale per i raggi e un reparto di isolamento, sintetizza il concetto di autosufficienza di una nave in crociera. In caso d'emergenza esiste infatti sia il personale sia l'attrezzatura in grado di eseguire interventi chirurgici. Per l'elettricista, che oltre all'assistenza nel cosiddetto settore alberghiero della nave deve prestare la sua opera anche sotto coperta, il lavoro non manca mai. In questo caso si tratta di un guasto banale. Ed ecco i croceristi. Hanno lasciato problemi e preoccupazioni a terraferma. La vita di bordo offre svago, relax e ogni genere di comfort. La città galleggiante, irrealmente, diventa per qualche giorno un mondo a parte.